Padova, fuori dalla cattedrale di Santa Giustina, dove è iniziato il funerale di Giulia Cecchettin. Sono appena entrati a seguito della bara il papagino, la sorella, la nonna, i nonni materni, c'era anche l'avvocato, tanti amici e parenti. Anche fuori, davanti alla chiesa, ci sono tantissime persone commosse, molti ragazzi dell'università, qualcuno che la conosceva, ma che comunque, anche se non la conosceva, provano un grande dolore, perché quello che è accaduto a Giulia potrebbe accadere a chiunque. E poi ci sono i genitori che pensano ai loro figli, no? La normalità di Giulia, la normalità del ragazzo che l'ha uccisa. Ecco, tutto questo è così vicino, hanno detto a me, no? Hanno detto è vicino a tutti noi. E quindi adesso la cerimonia, eccola, sta iniziando a celebrare il vescovo Cipolla, vescovo di Padova, e con lui molti altri sacerdoti e religiosi.